Allora, guarda, io intanto ti ringrazio moltissimo, ma amico mio, io ho 56 anni, non ho cominciato la mia consapevolezza oggi, con tutto il rispetto per TikTok. Ora, dire che TikTok mi abbia migliorato non solo è ingeneroso nei miei confronti, guarda, abbronzatura a fravagatore che tengo, guarda qua, tutto rosso qua, vabbè, scusa. Non è solo ingeneroso nei miei confronti, ma è anche una cosa fuori dal... Cioè, per un uomo di 56 anni è una cosa che non ha senso, no? Perché si spera che io il mio percorso di consapevolezza lo abbia iniziato molto tempo fa e che con TikTok tu adesso lo vedi, prima non lo vedevi. Capisci? Quindi TikTok ha mostrato qualcosa che è cominciato molto prima. Certo che ho visto i sorteggi della Champions, io non credo che si possa parlare di fortuna in questi casi, nel senso che sicuramente è interessante che il Napoli incontri il Milan e poi dopo, quando avrà vinto, potrà incontrare eventualmente il Benfica, il City e tutti gli altri mostri sacri che si trovano nel girone. Però cioè, o prima o dopo, tu a quella finale con una fortissima ci devi arrivare, per cui secondo me il Napoli deve solo pensare a continuare a fare quello che sta facendo, e cioè sorprenderci ogni partita. Grazie infinite Majestic, grazie mille, un bellissimo complimento che mi piace per questo lunedì mattina. Lunedì e gambe, una combinazione che la metà bastava, per cui il tuo complimento cade proprio a fare. Allora, questo è il tipico comportamento, chiedo scusa a tutti gli psicologi seri, per fare un po' di psicologia da discount, questo è il tipico comportamento da narcisista patologico con comportamento manipolativo. Tutti i narcisisti patologici sono manipolativi. Questo è evidente, no? È la manipolazione che non dico sia cosciente, non dico lui sia cattivo, non dico lo faccio apposta, ma sicuramente... questa situazione di tenerti sempre attaccata a te, la decisione è nelle tue mani. Non sembrerebbe, ma il coltello dalla parte del manico, amica mia, ce l'hai tu, sei tu che puoi decidere se farlo sparire dalla tua vita o meno. Tanto sai che poi torna e sei tu che devi decidere cosa fare di questo ritorno o come chiarire la tua posizione nei suoi confronti. Ti auguro il meglio. Se ci sono delle scene di nudo e la produzione ritiene che i tuoi tatuaggi diano fastidio, sì, scelgono un altro, certo. Io, per esempio, ho fatto L'ombra di Caravaggio, che era un film ambientato nel Medioevo, e l'unico tatuaggio che dava fastidio era quello che ho qui sulla mano, la crocetta che ho qui sul dito medio, e l'hanno coperta, perché nel resto delle scene non avevo scene di nudo, e quindi, insomma, i tatuaggi non si vedevano. In genere si coprono anche in maniera abbastanza semplice con il trucco cinematografico, però se la produzione ritiene che quello sia un lavoro in più che non vuole fare, sceglie un altro attore, certo. L'approccio è sbagliato. Le persone non si devono dimenticare, si devono digerire, te le devi far passare dentro. È chiaro, le persone non vanno dimenticate. Anche le persone che ci hanno fatto soffrire moltissimo sono un'esperienza. E quell'esperienza l'universo ce l'ha mandata per insegnarci qualcosa. Se dimentichiamo quella persona, dimentichiamo anche l'esperienza, uguale non abbiamo imparato niente. Quindi mai dimenticare, imparare a convivere con il ricordo e digerire e andare avanti. Io vado in giro con gli spilli a schiattare le wallere a buffate. In Italia l'onestà intellettuale non è un valore aggiunto. È una diminuzio, lo dico da sempre. Nel resto del mondo l'onestà intellettuale è un valore aggiunto. Io però, amico mio, preferisco alzarmi al mattino, guardarmi allo specchio, stare sempre a testa alta, essere fiero di me e delle mie idee. È quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Questa cosa qui va molto oltre la carriera e i soldi. Ti abbraccio infinitamente e ti auguro buon inizio di settimana. Ragazzi, quando mi fate questa domanda, io parlo sempre del percorso radiofonico che hanno fatto Raff e Marco, che sono Marco e Raff e Marco, quello come preferite, che sono due bravissimi conduttori radiofonici che lavorano su Radio Kiss Kiss Network, che sono stati portati da me perché li conobbi al suo Rossola bene in casa, dove studiavano
scienza della comunicazione con indirizzo radiofonia. Io andai lì per fare un'intervista per il mio nuovo romanzo, mi accorsi che questi due erano strepitosi, me li portai subito a Kiss Napoli, dove hanno fatto un po' di... ascoltavano, erano seduti lì e ascoltavano. Poi sono passati a Radio Ibiza perché erano più giusti per Radio Ibiza, e poi l'editore di Radio Kiss Network si è accorto della bravura di questi due ragazzi straordinari e li ha presi per il nazionale. Quindi l'unico modo per fare qualunque professione è studiare. Allora, io penso sicuramente che si nasca con un determinato talento, si può nascere con un determinato talento nella recitazione, nel canto o in altre attività artistiche, così come si può nascere con un enorme talento per i calcoli, per l'ingegneria, per la matematica o per la filosofia. Dopodiché però questi talenti vanno affinati con la tecnica, e la tecnica si ottiene solo con lo studio. Il talento da solo non va da nessuna parte se non è affiancato da studio, tecnica, impegno e dedizione. Allora, il punto è proprio questo, il punto è che spessissimo la gente confonde attore e personaggio, persona e personaggio. Per esempio, ultimamente molti mi scrivono sotto il blog, bloccati e cancellati immediatamente, ma che ve lo dico a fare, lo sapete come la penso, ma tu sei quello che ha fatto Calippo, certo, che ha avuto tra l'altro un grandissimo successo con il personaggio di Deborina, certo, era un personaggio, tra l'altro devo ringraziare Luca Sepe perché l'idea fu sua e lui produsse quel video e produsse quella canzone, quella parodia, per cui qual è il problema? L'ho fatto e tornerei a farlo, certamente, e poi faccio anche il killer nelle fiction, e poi faccio anche l'oblato di Michele Placido al cinema, e poi faccio anche la radio tutti i giorni, e quindi qual è il problema? È un personaggio, mentre la gente, nella sua macroscopica ignoranza, continua a confondere persona e personaggio. E che da un certo punto in poi ho cominciato a mostrare anche la persona attraverso i social. Prima uno vedeva solo il personaggio e quindi pensava che la persona fosse quello. In realtà quello è lavoro, interpretare un personaggio. Maschio, femmina, comico, drammatico, lavoro, mi pagano, ok? Questo che tu stai guardando in questo momento sono io. Quindi in realtà è solo il mezzo di comunicazione che è cambiato e la decisione di far vedere qualcosa in più. Tutto qui, grazie amico mio, ti abbraccio forte. Allora, come funzionano i pagamenti delle fiction? Dunque, allora, tu vieni scritturato come attore, fai un contratto per un tot di pose. Cos'è la posa? Sono 6 ore e 40 di lavoro, 7 ore e 40, non mi ricordo. Vabbè, comunque una mezza giornata di lavoro normale come tutti gli altri lavori in realtà. E prendi una paga per questa giornata di lavoro. In quella giornata di lavoro devi girare tutte le scene che è possibile girare, cioè tutte le scene che sono state previste dal piano, dall'ordine del giorno, dal piano di produzione. E quindi tu prendi una paga che, diciamo, varia a seconda dell'importanza dell'attore, chiaramente, e vieni pagato per quei giorni. Non vieni pagato a puntate o a scene, no, vieni pagato a pose. All'interno della posa puoi girare pure 10 scene, quello non conta, vieni pagato per quella giornata. Una volta che sei stato pagato, per esempio io in Blackout, ecco, facciamo un esempio, io in Blackout ho girato, perché poi non è detto che tutte le scene che tu giri vengono messe all'interno del film o all'interno della fiction, può darsi pure che il regista nel montaggio decide di tagliare qualcosa, così come è successo spessissimo a me, col film di Valeria Golino, con Blackout, ci sono 2 o 3 cosine che non sono state messe, ma per questioni di tempo, di tagli, di storie, insomma, per questioni che non è che ti devono spiegare. Per cui io, per esempio, ho girato 4 giorni o 3, sai che non mi ricordo. Per esempio, tutte le scene che avete visto che io ho fatto con Alessandro Preziosi sono state girate tutte in un giorno, un solo giorno, una posa. Ho girato tutte le scene con Alessandro a Roma e poi piano piano ho girato le altre. Ci sono delle scene che sono più complicate, tipo la scena dell'omicidio, c'è dell'azione, quindi
quella scena lì, un giorno solo per quella scena lì, perché devi fare tante riprese, tanti ciak, tante cose, insomma, eccetera. Ci sono delle altre scene che sono più semplici, come quelle di dialoghi, e quindi durante una giornata di lavoro, cioè durante una posa, ne puoi fare anche 3 o 4 o 5, poi a seconda delle ore che hai a disposizione, a seconda anche di quanto sono lontane le location l'una dall'altra, perché all'interno della posa si raggruppano le scene da girare per location, e quindi tutte le scene che si può girare più o meno nello stesso posto, no? Per abbattere i costi di trasferimento. Quindi questo è, una volta che ti hanno pagato, stop, il tuo lavoro è finito lì.